cos'è esattamente il microonde? Valerio Rossi Albertini, domanda che può sembrare banale, ma insomma. No, ma è molto semplice da spiegare. Il microonde, per prima cosa, condivido assolutamente quello che dicevano gli altri ospiti, cioè sul fatto che il riscaldamento col forno a microonde non è un riscaldamento violento, perché non procede dall'esterno verso l'interno. Solitamente questo occorre fare. Quando si mette in un forno tradizionale, la temperatura dell'aria esterna fa sì che si arroventi lo strato superficiale e per contatto il calore penetri all'interno. Nel forno a microonde no, entra direttamente all'interno e riscalda omogeneamente. Che cos'è, mi domandavi? Guarda, è una cosa semplicissima. Se prendi una bussola e una calamita e passi la calamita sopra la bussola, l'ago della bussola inizia a girare. Ora, è la stessa cosa che avviene all'interno dei cibi, soltanto che al posto dell'ago della bussola ci sono le molecole dell'acqua, allora, io che voglio... per attrito diffondono il calore. Valerio, voglio subito chiederti di fare un esperimento. Allora, io credo che il sogno di ogni casalinga sia avere Valerio Rossi Albertini a casa per la parte, diciamo, scientifica, la parte tecnica. Allora, voglio avvicinarmi da Valerio per vedere, poi Anna, passiamo, diciamo, dalla parte scientifica alla parte pratica. Lo ricordo sempre, Valerio Rossi Albertini è un ricercatore del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi siamo al massimo livello scientifico. Valerio. Allora, ho portato un po' di oggetti di uso quotidiano che appunto sono nelle cucine di tutti noi per mostrare quali sono alcune accortezze molto semplici che possono far prevenire questi problemi che si sono verificati. Abbiamo sentito in questo caso il botulino. Il botulino si sviluppa, è una tossina prodotta da un batterio che si sviluppa in assenza di ossigeno, si chiama batterio anaerobio. Allora, in questi casi la prima prescrizione è che tutto quanto contenito e cibo che viene conservato sia tenuto ad alta temperatura per un periodo di tempo sufficiente. 5 minuti intorno ai 100 gradi temperatura dell'acqua bollente previene ogni pericolo futuro. Ora invece qua ho portato altri casi che sono sicuramente meno pericolosi, meno allarmanti del botulino. Ti ricordo che il botulino in realtà è una tossina potentissima. Un chilo di botulina potrebbe sterminare l'intero genere umano. Immaginati, a confronto ci vorrebbero 400 tonnellate di stricnina, quindi bisogna guardarsi bene. Lasciamo perdere questi scenari apocalittici. Però per dire che bastano alcuni nanogrammi. Allora, vediamo invece a noi quali sono altre possibilità di intossicazione a causa di un errato uso dei mezzi di conservazione. Allora, ti volevo far vedere prima una cosa, visto che siamo in estate, diciamo, è un po' giocosa, ma ha la sua fondatezza scientifica. Io ho portato una coppetta di gelato. Sì, di quelle che si trovano, insomma, assolutamente nei bar dai gelatai. Allora, un'accortezza molto semplice: nel caso dobbiamo partire e lasciare dei surgelati all'interno del congelatore, è fare una cosa di questo genere. Io tolgo il coperchio e metto una moneta sopra il gelato, vedete? In questa maniera lo metto ancora più a favore di camera e questo lo lasciamo nel congelatore così. Sì, però scusami, la moneta è una delle cose più sporche, diciamo, che ci non siano... dobbiamo mangiare il gelato. Io ho preso il gelato semplicemente perché quindi, è quella, diciamo, cosa che una cosa confezionata, chiusa. Però ti spiego perché. Sì. Questo qua è un sensore, è un rivelatore. È il rivelatore che per tutto quanto il periodo di tempo della nostra assenza non è mai salita la temperatura oltre il punto di congelamento. In caso di mancanza di elettricità. In caso di mancanza di elettricità, che cosa succederebbe? Che il gelato fonde e non troveremo più la moneta. Quindi questo è un metodo molto semplice per capire se i nostri surgelati sono stati... Una sentinella da mettere nel nostro frigorifero. Bravissimo. Altre cose, attenzione, qua abbiamo dei sacchetti di plastica per il surgelatore. I sacchetti di plastica di per sé stessi non sono dannosi, però attenzione a non metterli a contatto dei cibi caldi. Molto spesso si cuoce, si mette all'interno del sacchetto, si chiude il sacchetto e si mette nel surgelatore. Questo è molto sconsigliato perché all'interno della plastica ci sono delle sostanze che col calore vengono rilasciate, quindi possono contaminare. E poi rimangono attaccate ai nostri cibi. E ce li mangiamo, quella è la cosa più grave. Un'altra cosa? Altra cosa, la pellicola, stessa prescrizione, mai utilizzare la pellicola con cibi caldi e di preferenza, guardate qui, mettiamola più a favore, ecco qua, di camera, no PVC. Questa è una pellicola trasparente priva di PVC. PVC è una sostanza... E quindi dobbiamo ricercarla nel supermercato. Poi un giorno facciamo un tutorial su come si taglia la pellicola, perché come tu volentieri sai, quasi tutti, diciamo, hanno difficoltà a casa, credo che lo possiate confermare, insomma, a tirare fuori la pellicola, esatto, a tagliare. Interrompiamo per un attimo la tua spiegazione. Sicuro. Vi voglio raccontare una storia che riguarda soprattutto gli studenti fuori sede. In Calabria, per esempio, si chiama lo scatolo, che è il pacco che arriva da casa, spesso nei luoghi universitari.